Si apre domani la nostra conferenza programmatica di Europa Verde dal titolo Le radici del futuro, no alla guerra per un'Italia senza veleni. Abbiamo deciso di impostare il nostro lavoro, che sarà un lavoro di approfondimento ma anche di grande dialogo, di apertura e di confronto con le tante anime ecologiste del nostro paese e con tanti soggetti che sono stati invitati. L'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile una visione di paese per essere pronti alle sfide che stiamo vivendo. In questo momento è forte la nostra denuncia della guerra, ma da questo dobbiamo partire per ripensare il nostro modello sociale ed economico. Certamente la guerra ha avuto un impatto molto forte in questo momento e viviamo tutti con grande angoscia queste giornate così complicate, ma proprio per quello che sta succedendo noi dobbiamo essere sempre più attenti e capire che il modello energetico del passato, a doppio filo legato con le fonti fossili, ci ha portato nella situazione in cui siamo ora, di grande dipendenza delle importazioni, soprattutto di gas, nel nostro paese. Questo modello è stato fallimentare e noi dobbiamo invece puntare sia a livello europeo ma soprattutto anche a livello nazionale ad una vera e propria indipendenza energetica e costituire, creare un modello energetico di pace basato sulla pace, sulla democrazia, sull'indipendenza energetica appunto per contrastare la crisi climatica e anche creare al contempo numerosissimi posti di lavoro. Questo è il futuro ed è fatto di efficienza energetica, riduzione dei nostri consumi e rinnovabili.